4.000 iscritti, questi quelli attuali o poco più, al suo canale dedicato. Ospite quest'oggi nei nostri studi Gianluca Bocci, non solo fotografo, ma anche youtuber e davvero amante della musica in generale a 360 gradi. Gianluca, iniziamo proprio parlando della tua prima passione, che è quella per la fotografia. Sì, esatto. Com'è nata? È nata più che altro come una conseguenza del lavoro che facevo. Io lavoravo per la Xerox, installavo dei grandi stampanti a colori per i fotografi. Quindi prendevo, andavo negli studi fotografi, loro facevano vedere le loro bellissime foto e le stampavo. Così quando ho comprato la mia prima macchina fotografica digitale, vedevi la foto e subito l'andavi a giudicare e non mi piaceva. E da lì mi è partito il tarlo, devo riuscire a migliorare come fotografo. Sono un nerd appassionato, con tanta poi tigna, detto sempre in dialetto marchigiano, e quindi ho cercato di migliorarmi fino a far diventare poi la fotografia la mia professione. Fotografia e audio in generale è quello di cui ti occupi nel tuo canale, sei anche uno youtuber infatti, ma in questo caso dai consigli ad esperti, appassionati o anche amatoriali. In realtà tutti, che poi non sono soltanto un discorso di dare consigli, ma proprio di raccontare la passione. Tipo un video fatto recentemente di alta fedeltà, andare a casa di un appassionato di alta fedeltà che si è costruito un impianto Wi-Fi molto particolare con pezzi e collezionismo e raccontare questo suo impianto. Quindi non è soltanto guide, è proprio intrattenere persone che condividono le mie passioni, fotografia e audio. Un hobby che impegna gran parte del tuo tempo libero. Sì, onestamente sì. Il problema è che chi fa lo youtuber di professione, non è il mio caso, ha una giornata lavorativa dedicata a quello. Per me invece dedico il tempo libero, però per me è piacevole, perché comunque fotografia e audio sono le mie passioni, quindi mi dedico alle mie passioni e creo video per condividerlo con altri appassionati. Secondo te che cos'è la fotografia? La fotografia è quello praticamente che è diventato il modo più semplice per raccontare le cose. Cioè una persona che prende e si fa un selfie è un modo per dire io sono qui in questa situazione con queste persone. Quindi il modo in cui si racconta, se vogliamo che si documenta, facendo il gesto con l'oro umano degli scongiuri, se uno fa un incidente, la prima cosa che fa una foto per documentare. Quindi nel bello e nel brutto, perché c'è anche il reportage, quindi la fotografia giornalistica che racconta quello che succede. La fotografia è uno strumento fondamentale. E a questo è dedicato anche una guida particolare molto attenta. Esatto, perché non è una classica guida di tecnica che ti spiega come andare a impostare tempi, diaframma e via dicendo o scegliere quale macchina fotografica, ma parlare del fatto che tramite la fotografia è come se noi utilizzassimo una grammatica, una sintassi, un linguaggio che ha delle regole che poi sono regole in continua evoluzione. Come raccontava la fotografia ai nostri nonni 50 anni fa, non è come era quest'anno e è differente da come sarà l'anno prossimo. Infatti, un libro che ogni 2-3 anni, il bello dell'on demand dell'editoria, vado a riscrivere per aggiornare in base ai cambiamenti. Con un titolo davvero particolare. Sì, il titolo è un po' provocatorio, ha uno stile, dicono in inglese clickbait, cioè sarebbe un esca per il click. Sai perché le tue foto fanno schifo? Che l'ha reso il libro peggiore da regalare a un amico, si offende giustamente, però rende l'idea, cioè il problema del linguaggio fotografico è che io faccio una foto e non funziona, questo sarebbe lo schifo. Il libro cerca di analizzare quali possono essere le ragioni e le soluzioni di questo schifo. Articoli vari di tecnica, cultura, attualità fotografica, quelli che ti hanno visto protagonista anche su importanti testate nazionali e non solo, ma hai organizzato anche mostre, concorsi e tanti eventi. Come sei arrivato dal tuo primo lavoro ad appassionarti al mondo degli youtuber? Allora, è successo che io ho iniziato effettivamente con il microblogging, c'erano quei piccoli siti che ti pagavano, aneddoto, 3,67 € per un articolo completo, che era il blog, ho iniziato lì. Poi sono passato nella carta stampata e poi c'è stata l'evoluzione purtroppo della morte della carta stampata, ormai quasi nessuno compra le riviste cartacee e lì mi sono reinventato su YouTube scoprendo la cosa bella di YouTube che è il contatto con il pubblico. Quando io scrivevo su riviste cartacee, facevi l'articolo e tutto, difficilmente avevi un feedback, un commento da parte del lettore, invece su YouTube hai i commenti sotto, che sono anche un incentivo, una gratifica che ti spinge a restare su YouTube e a fare anche sempre meglio. Dei tantissimi video che hai fatto, qual è quello con più visualizzazioni? Adesso è difficile ricordarlo, ma probabilmente erano quelli con i consigli onestamente più monetari, tipo come fare un impianto Wi-Fi spendendo 150 euro.
C'è di questo di particolare su YouTube che quello che ha più successo è semplicemente quello che interessa di più, non necessariamente il video di cui sono più orgoglioso. Quelli di cui sono più orgoglioso, onestamente, sono quelli che hanno pochissime visualizzazioni. E quello a cui sei più legato qual è? Probabilmente quello che ho fatto con la mia famiglia, perché c'è stato il periodo della pandemia, abbiamo vissuto tutti chiusi dentro casa, quindi io, mia moglie e le mie due figlie ho utilizzato come metodo per coinvolgere, per passare in maniera divertente la giornata, di partecipare ai miei video. Infatti la mia community, quindi il mio pubblico, è affezionato non solo a me, ma anche alla mia famiglia. Va bene, papà. Allora se Babbo Natale esiste, mi porterà tanti bei giocattoli in regalo. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Un'altra tua grande passione, come dicevamo prima, è quella della musica. Musica in tutti i sensi. Musica sia ascoltata, sia suonata, quindi in ogni sua forma. Sono un batterista, pessimo, quindi non un grande musicista, e ho una collezione di 1200 CD, cui sono molto legato. Per me non sono infatti quelli maniaci dell'impianto, ma più il fatto che la musica è una cosa bellissima da ascoltare e godere. Quindi parlo sempre nei miei video, la cosa bella è riuscire ad avere qualcosa per godere della nostra musica preferita, sempre passione con cui parliamo. E grazie a te anche noi di Canale 16 abbiamo scoperto che qui a Macerata c'è il primo museo del synth. Quello è stato una coincidenza, perché un mio amico musicista, Riccardo Pietroni, mi ha detto: guarda Gianluca, noi abbiamo un museo del synth, perché nelle Marche c'è questa tradizione storica di produzione di strumenti musicali, specialmente a tastiera, specialmente elettronici e quinti synth, e Riccardo Pietroni insieme a un altro suo collega praticamente hanno costruito questa raccolta enorme di strumenti unici. Io, appassionato sia ovviamente di musica ma anche di elettronica, è davvero il paese dei balocchi, e voi ci avete fatto un documentario dedicato. Un sogno nel cassetto Gianluca Bocci ancora ce l'ha? Ne ho tantissimi, forse quello più banale, se vogliamo poi meno importante, è arrivare ai 100.000 iscritti, soltanto per poter dire ce l'ho fatta anch'io, perché essere a Tolentino, io spesso per lavoro mi sposto a Milano, perché qualsiasi evento di audio, fotografia è tutto a Milano. Nella nostra piccola Tolentino, nella nostra piccola e mal collegata Marche, arrivare a 100.000 iscritti sarebbe un fiore all'occhiello, poi è una targa che rimane lì. E a livello fotografico c'è qualcosa che vorresti riprendere? In realtà io sto facendo adesso un progetto fotografico di fotomosaici, che è una delle mie caratteristiche come fotografo stretto, che ho preso partendo da Galimberti, che ha una storia molto particolare, poi qui a Tolentino, è stato ospite al Festival dei Caffeggi nel 2013 insieme a Luca Giustozzi, e da lì sono partito sul mio stile di fotomosaici. Adesso ne sto facendo uno molto importante insieme a Fujifilm e in collaborazione con il World Press Photo. Spoiler! E chi segue il tuo canale che cosa vedrà prossimamente? La realizzazione di questo particolare fotomosaico e tanti altri video che parlano comunque dei prodotti che stanno uscendo adesso, perché siamo nel Techtober, lo chiamano gli americani, cioè il periodo di prodotti tecnologici che escono a ottobre. Siamo all'interno di uno studio televisivo, c'è qualcosa che ti senti di consigliare a chi ci sta ascoltando? Consigliare in che senso? A livello proprio video. Allora, se vi avete un bel televisore per vedere i servizi di Video Tolentino alla vostra serie preferita o YouTube, metteteci anche accanto un paio di casse decenti, che molte persone vogliono i 55 pollici 4K e dimenticano che un prodotto audiovisivo si chiama audiovisivo perché è importante che la parte audio. Quindi anche la più economica soundbar permette di godere di più anche della parte audio, che esistono tanti professionisti che lavorano dietro a qualsiasi cosa, da questo servizio al video su YouTube o al film ovviamente di Hollywood. Ringraziamo Gianluca Bocci, ci auguriamo di riaverti qui per parlare del tuo nuovo progetto che è in fase appunto di realizzazione, come ci dicevi, e vi invitiamo a continuare a seguirlo nel suo canale per scoprire tante chicche e curiosità legate non solo al mondo della fotografia ma anche a quello della musica. Grazie mille Gianluca. Grazie a voi.